Allora, Pecco Bagnaia deve chiudere il giro T3, ritardo di 157 millesimi. Già, ragazzi, che all'inizio il T1 aveva un ritardo a settore bianco. Paul! Incredibile! Cosa ha fatto? Pecco Bagnaia! Oddio, si scatena Pecco. Si è scatenato. Marini va a chiudere il giro. Rimane in ritardo di 8 decimi. Mamma mia! Che cosa ha fatto? Bagnaia, ma adesso può fare bene anche Jorge Martin. E alza il piede. Ah, qua forse è andato lungo? No, abbiamo visto, eh. È andato assolutamente lungo. E quindi, giro abolito. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Martina ha chiuso il giro e si sta... Anche Zarco male. Quartararo, che gli avevo detto, rientra i box nel primo tentativo, che poi l'ha fatto subito dopo un altro. Rientra i box perché aveva un ritardo assurdo e ha guadagnato una posizione su Jack Miller, che anche questa volta non ci sta deludendo, però ancora in pit, Jack. Non capisco neanche questo. Intanto, casco rosso per Jorge Martin di 21 millesimi. È poco. Oh, un decimo è 5,05 per Jorge Martin. Pole position provvisoria. E adesso andiamo a vedere molto bene anche Rins, stimato sesto. Casco rosso anche per Marco Bezzecchi. E poi ci sarà anche l'ultimo. Ultimo di Pecco Bagnaia. L'ultimo. Ci sarà anche quello di Bastianini, che ha appena iniziato. E allora adesso Martina, intanto qua chiude giro Alex Rins sesto. Martina che si sta ancora migliorando, T3 spaventoso qua, forse nel T4 ha perso un pochino, ma comunque perso pole position. Buon inizio giro di poco sotto a tutti gli altri. Intanto qua Jorge Martin va a concludere il giro 1:29.692, pole position per Jorge Martin, ma arriva anche Marco Bezzecchi. C'è anche Bezzecchi dopo doppio casco rosso. Andiamo a vedere qua, inquadrato la regia, ha perso tantissimo nel T3. T3 ha perso tantissimo, 41, i millesimi di ritardo, stimato terzo. Potrebbe essere una prima fila tutta Ducati, speriamo. Speriamo, ovviamente, molto deludente Aleix Espargaró, molto deludente Aprilia, che abbiamo capito che abbia, va per dirlo alla Formula 1, un po' di sovrasterzo. Intanto qua Bezzecchi chiude pole position! Incredibile! E arriva anche Marquez adesso. Marquez ha perso tutto. Bastianini quinto, Marquez perde tutto all'ultimo secondo. E la perde adesso Quartararo, quarto dietro a Bagnaia, ed è pole position per Marco Bezzecchi. Pole position Bezzecchi. Attenzione Martin, questa non me l'aspettavo. Martin, casco rosso, terzo settore di 14 millesimi, e può farla Jorge Martin. La può fare Martin. Ma io mi ricordavo che avesse già finito, perché era in feeling lap. Com'è possibile? Vediamo qua, Martin resta secondo, pole position per Marco Bezzecchi. È la prima per Bezzecchi, la prima per il team di Valentino Rossi, e la fa vedere la grinta di questo ragazzo, fa vedere quanto sia forte questo ragazzo, la va a impennare sul davanti, come ci ho ormai abituato, il grande Jack Miller, maestro delle impennate, maestro sicuro. E qua, mamma mia, manco il ritiro di Vale hanno fatto tutta sta festa. Prima pole in carriera, new all time lap record 1:29.671, Marco Bezzecchi, per chi ancora non l'avesse capito, pole position per Bezzecchi, che prova anche le partenze. Non era neanche buona questa partenza, molto impennata la gomma anteriore, ma non ce ne frega niente. Pole position, prima fila Ducati con Bezzecchi, Jorge Martin e Bagnaia. Quartararo, Zarco e Bastianini in seconda fila. Terza fila Miller, Marquez e Luca Marini. Quarta fila Rins, Oliveira e Binder. Scatenata 13a posizione Aleix Espargaró.
Peccato, molto male Aprilia, molto molto male. Molto bene invece qualcuno Calcracciolo. Ha fatto benissimo, nel primo in Q1 ha fatto veramente bene. Qua fanno vedere dove ha perso tutto qua Marc Marquez, un altro salvataggio, ma io penso che veramente questa moto sia inguidabile. Sia veramente inguidabile questa Honda, perché lo vedo che tutto il tempo fa salvataggi su salvataggi. Poi questo circuito della Thailandia onestamente a me non fa impazzire, ragazzi. Io non so come sarà in Kazakistan perché non l'abbiamo mai visto. Questo qua di la Thailandia onestamente mi fa abbastanza cagare, tanti rettilinei e poche curve, cioè 12 curve sono veramente poche. Questo è più un circuito da Formula 1 per quanto riguarda. Sì, ha perso 4 decimi nell'ultimo settore. Marc Marquez. Non mi piace per niente questo circuito. Faremo, ragazzi, un telegiornale, vi anticipo, spoiler, probabilmente boh, lunedì, perché ho tante cose a dirvi qua su MotoGP, sulla MotoGP, perché ci sarà il GP del Kazakistan, quello d'India, sono contento di quello d'India, è il Budi International Circuit, è un circuito fantastico che l'abbiamo visto con la Formula 1, cioè il periodo, ragazzi, dal 2008 al 2010-11, in cui la Formula 1 aggiungeva un sacco di circuiti, cioè praticamente tutti quelli che vedete adesso che sono in Asia sono tutti aggiunti in quel momento, perché c'era hanno aggiunto nel lasso di un attimo Singapore, Abu Dhabi, è stato qua a braccio di Bezzecchi, prima pole position, c'era, in Formula 1 ha aggiunto in 2-3 anni Abu Dhabi, Singapore, Corea e India. India, poi in Kazakistan non so che cacchio ci faccia la Formula la MotoGP, neanche in Thailandia, però ho capito che da quando la danno anche in Thailandia è appassionati molto di più. E adesso decima pole position, intanto all time record, perché il decimo poleman della stagione, il buon Marco Bezzecchi, è decimo di Ferso. Mamma mia, ragazzi, all time record, e qua si vanno a dare un abbraccio e tutti i meccanici a chiedere: ma cosa hai fatto Marco? Ci saluta il buon Marco Bezzecchi. Pole position, molto male Aleix, che rischia domani veramente di aver già perso il titolo. Io sono un simpatizzante Aprilia, sono un simpatizzante di Aleix, ovviamente tifo per la moto italiana e per Bagnaia in questo momento, però anche Aleix mi sta veramente molto molto simpatico. Un vero peccato, Aleix, costanza, però forse lo sta perdendo, perché quando serviva non è riuscito, un po' stava provando a fare il mondialino. Comunque ragazzi, vi saluto, Martinator domani sarà secondo e darà senza alcun dubbio filo a torcere. Io vi aspetto dopo Formula 1, con il post qualifica del GP di Singapore, con Charles, Max, Lewis, Russell, Carlos, in pole, chi lo saprà, magari può essere che ci va Fernando. Ciao!